Bentornati signori, 73esimo episodio di primo 73, appuntamento. 73. Siamo qui con il buon Benz, pazzesco, terza puntata di fila, scatenato ormai. Ragazzi, vi ricordo di mettere mi piace, commentare, condividere il video e seguirci su Twitch, tutto gratuito. Esatto. Dal lunedì al venerdì, tutte le sere dalle 20.45 saremo in live. Sì, perché se non lo fate, ve lo dico tranquillamente. Vaffanculo. Vi ricordo anche che c'è un secondo canale e anche terzo, HMET Plus e Mette Ste. Mette Ste, escono le reaction di Alta Infedeltà, non perdetevele perché è il trash più bello degli ultimi 400 anni. Ragazzi, primo appuntamento! Santa Lallo! Zampalla! Mi chiamo Iana, ho 48 anni e mi occupo di ristrutturazione di case. Entro, guardo. Entro, spacco, esco. Ciao! La prima cosa dico, oh no, questo devi cambiare. Brigitte Nielsen. Brigitte Nielsen. Il capello così la ricordo. È lei. Io non so perché l'uomo ha paura di me. Non permetto sbagli. Poi ti chiede perché hanno paura di lei. Dov'è che non sento un cazzo? Non l'ha detto, se è nordica secondo me. Sono tedesca francese. Bravo. Beh, rispetto a noi è nordica. Sì. Beh, sì. Non mi sembra comunque di... Io pensavo più su, però. Caccamo. In Germania era appena crollato il muro. Era appena crollato il muro. Non la pigna colata nel... Come riassumere un evento storico bello, poco importante, bello, Ste. Mamma mia! Beh. Questi capelli così... Un po' da sose di qualcuna? Sì. Brigitte Nielsen. Raga, sono arido. Beh, una ce n'è, abbiamo già rasata! Ma datemi un cazzo di merito ogni tanto! E quindi diciamo che deve essere... Se uno pacato... Mi stufo magari. Lo voglio stronzo. Mi annoia. Che palle. Che palle. Ho bisogno di qualcuno che mi tenga a testa. Sì, che mi tratti male. Sia anche un po' forte di carattere, che soprattutto non si faccia mettere i piedi in testa. Perché lei è quello tosta, che voglio. Sì. Poi, dopo tre mesi. Mi tratta di merda. Che abbia le palle. Che abbia carattere. Lei non credo che pianga dopo un mese comunque. Quando è uno che non mi dà corda, non mi dà... io... Lo meno con le parole. Donna forte, donna tedesca. Io mi metterei a piangere. Donna della Baviera. Sì, a un certo punto che mi parla, vedi che... Scusa. Ma non ti ho detto nulla, tu volevo solo fare un appuntamento. Maschio alfa, alfa, beta, gamma e delta. Alfa, 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 beta. Agitato? Un po' emozionato. Già non va bene. No. Non va bene. Faccio subito una domanda. Dimmi. L'età? Io. Beh, sto parlando con te, mo. Effettivamente. No, perché le odio se risposto io. Io? No. Sto chi cazzo. Cazzo sto... 54. No, beh, mo, esagerato. Davvero? Ho esagerato? Sono più piccolo. È iniziato molto bene. Lei se l'hai già mangiato. Sì, è finito. E l'ha già anche sputato. Ricordiamo che sia finito lì. Ricordiamo, io sono un uomo alfa. Io faccio una struttura su varie discipline. Sono un boxer. Clamorosamente assiro babilonese. Vai, vai. Sumero. Alla cena. Cos'era sto? Madonna. Sta cadendo, mi sa. Non mi guardi negli occhi, però. Come no? Non l'hai fatto. È vero, guardato a terra. Adesso te la fissa tutto il tempo. Un altro appuntamento di tutt'altro sapore sta per iniziare. Sono Vito, vengo da Monopoli. Ma dal gioco viene lui, guarda che carino che è. E ho 68 anni. Scusa, Vito. Scusa, Vito. Scusa, Vito, però. Scusa, Vito. Cioè, non... È interessante. Tanto io domenica mi sedevo così. Io ballo il liscio, lo standard. Alla standard. No, standard. Ballo il liscio alla standard. Esiste ancora la standard, no? No, che cos'è so. La standard? Era una catena. Una catena di centri commerciali. No. A iniziare a ballare è stata mia moglie. Oh. Dopo circa 40 anni me l'ha portata al cielo. Amore. Cavolo. No, Vito. No, mio Dio. Che brutta roba. Ma guarda che faccina che ha fatto. Amore, io troppo vado. Dove vai? In cielo anche lui. Ma dove no. Va? Cioè, è partito così. È emozionato. Venga con me. Oh, ma Tato. Cucciolo. Bene. Benissimo. Sì. Amore, ma sto piangendo. Poverino. Ma io voglio fare gli macarezzi. In due si cammina meglio, no? Che nomina il 2 e la coppia piange. Guarda un trucco che si è appena scoperto le pick fail. Forse è meglio evitare. Zii!
Dai, comprati il gelato, la nonna. L'hai visto? No! Gli ha messo le banconote. Sono una persona brutta, scusate. Vabbè, ma raga, ma stiamo vivendo l'episodio più triste della storia di mia vita. Cioè, quanto è iniziato? 8 minuti e 55. Io sto soffrendo. Ma dai, basta. Mi chiamo Giovanna, ho 70 anni. Ciao Giovanna, spero che tu sia molto carina e coccolosa. Mm-hmm. Sono una pensionata, ma soprattutto sono una nonna e una bisnonna felice. Super nonna. Super nonna. Oddio. Minchia, Lu. Cosa c'è? No, no, io ho sentito proprio le vibes. Io che sì, so codice cosa stai pensando. Codice, bravi. Occhi cassinori. Abbiamo pianto per 8 minuti, fammi sfogare. Ma mia zia Antonietta, Cristo. Basta. Te lo giuro, è mia zia Antonietta. Che palle, tua zia Antonietta ovunque. Un saluto a zia Antonietta. Una bella zia che mi guardi da Firenze. Voglio proprio qualcuno che mi voglia bene. C'è qualcuno che la sta aspettando a tavola? È un pelo emotivo, diciamolo. Se io trovassi un uomo che come me non ha paura di esternare le sue emozioni. Ah, lui paura non ne ha. No, no. Il pompiere paura non ne ha. Buonasera. Buonasera, piacere, Giovanna. Ho sballato la mano. Doveva asciugarsi da qualche parte dopo tutte le lacrime. Voglio rivederlo. dai, si è trovato fuori equilibrio, si è appoggiato per non cadere. Era in bilico tra santi e falsi dei sì. Proprio. Prima si è baciato il suo pollicione. È meraviglioso. Che bello, grazie della. Che cazzo vuole là dietro? Un trucco. Guardalo lì. Guardalo l'uomo nell'armadio. Ti sto osservando, sto mi facendo le RX. Terrorizzato. La cosa bella che mi piace è che non appoggi il gomito sul tavolo. Ma è la clinica del dottor Birkenmeier questa. Questi faccio l'interrogatorio. Questa è la copertina. Ma ho visto i prezzi. Cosa sceglieresti dell'antipasto? Il carpaccio. Però l'ha detto con una sofferenza interiore. Il carpaccio. Il carpaccio. No, 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 no. No, no, no. Se voglio il carpaccio, ma scusami. Ci sta. Beve per dimenticare. Annega i suoi dubbi. Una cosa sbagliata che fai? Il vino bianco. Non toccare il bicchiere in alto, ma solo qua. Sì, ma che rottura di co. Io ho fatto una semplicissima cosa, avrei lasciato 50 euro sul tavolo. Buona serata. Non è vero, invece lei magari è così perché ha avuto un trauma, Luca, non essere. E vabbè, se lo risolve a casa sua. Ma non conosci la storia di questa persona, ma perché devi già giudicare adesso? Ma perché deve pensarmi? Non... Abbiamo scoperto nelle puntate precedenti che non si giudica un libro dalla copertina. E lei non conosce la mia storia, magari parlandomi così mi fa soffrire. I miei sentimenti non contano. Buon inizio. Vediamo il vincitore dopo il combattimento. Ma alla fine l'ha preso il carpaccio. Ah, ma gliel'ha fatto prendere. Cosa vedi tu invece? Prendo l'impressione. E calma. Ma raga, ma cosa sta succedendo? Non capisco se sia una sorta di tipo di esperimento russo del sonno. Una roba del secondo. Comunque è un test bello e buono. Ma e chi ride prima? Chi cede prima? Non capisco. Film di Fritz Lang. Quindi? Suspense. Suspense. Io non ho capito un cazzo. Mi chiamo Valerio, ho 24 anni, vengo da Roma e ho un'azienda e mi occupo di restauro monumentale. Oh, che figo. Sono single per scelta. Quindi non gol. Di solito sono su Instagram. Ma quello dietro sono al piano, raga. Di solito sono su Instagram. Sarà un appuntamento un po' più diverso il mio questa volta. In che senso? La conosce? È una ragazza che vorrei conoscere. Ma non l'ha mai incontrata? Esattamente. Come fa a conoscerla, scusi? Sui social, su Instagram. Ma si può fare così? Ma scusa, cioè, no, lui è stato lì, ha detto io voglio conoscere questa. Volevo incontrarla, ma poi non ci ho più, diciamo, avuto modo di incontrarla. Non c'è stata occasione. Cosa è diventato, ma raga, ma c'è posta per te? Ma poi su Instagram, cioè, primo DM qui, non è? Ma cos'è? Ma perché non avete deciso di incontrarvi perché prima? Perché lei era sparita. Ghosting, sì. Sarebbe... Un termine nuovo, nato. T'ha fatto viso, amo. Questa è una storia di... alta infedeltà. Ma io non capisco, boh. Significa sparire senza dire, senza dare spiegazioni, senza dire niente. Non andrà bene questo appuntamento allora. Ma lei non lo vorrà se vedere. Si è accostato, no. Vuol dire che non gli hai fatto un caso. Ma esatto. Cosa sta succedendo? Una volta che gli ho proposto di vederci, all'inizio lei mi aveva detto di sì. Magari non esiste. È come Mark Caltagirone. Ma questo è Catfish. No, sembra una bella ragazza. Però dal vivo? Mi sto appassionando, attenzione. Sì, ma non vale però così, scusami. Non è più al buio sto appuntamento. Non è al buio. Cercherò di essere sempre me stesso, cioè, sorridente. Beh, oddio, Vito. Da come ti sei presentato non direi tanto, però. Senti, io sono piena di impegni. Cos'è?
piena di impegni. Ti piace ballare? A me? Ho fatto tante di quelle calze. No, vabbè. Ho fatto tante di quelle calze. Anche io ho capito calze. Le calze, maglia. Oh. Ah. Ci svegliamo, dai. Iscriviamoci a un corso di ballo. E infatti ha detto gare. Niente. Ci svegliamo, tra l'altro. Oh, in quattro abbiamo capito calze. Cioè. Addirittura siamo stati anche insultati. Vabbè, io gli avevo dato un senso almeno. Di gare ne ho fatto 101. Bellissimo. Di cui 26 mamma primi mia. Posti. Ho deciso, 25. Beh, ma un pro player del ballo. Sì. Che abbiamo uscito Mauro. Ma che è? Questo... La pantera rosa. Mi chiamo Lorenza, ho 23 anni, sono di Roma e attualmente lavoro per un call center come operatrice telefonica. Oh, Lorenza c'è, raga. È una di quelle che mi scassa il cazzo durante il giorno, allora. Vuole cambiare operatore telefonico? Beh, che Silvia lavora al call center? Sì, sì. Mi piace averli sempre, diciamo, lisci, super lisci. Zia, ti capisco. E mi piastro più o meno tra le 6 e le 7 volte al giorno. Ma sei pazza! Cioè, è bruciata praticamente ormai, sì, sulle ciocche. È solo tanto. Occhio, tanto Occhio perché si diventa calvi, eh. Guarda quanto mi piastravo io. 6-7 volte al giorno. 6-7 volte al giorno mi piastravo io. Posso prendere il soprabito? Sì, magari, grazie. Cioè, questi dovevano farsi un appuntamento. Sì, poi sì. Cazzi, no, perché già si sono conosciuti sui social. Lui però è sparita. È sparita e lui è andato a aprire appuntamento. Ma che me ne frega che è sparita? Senso. Ma non è buio sta roba. Vabbè, hanno provato a inserire qualcosa di diverso sulla solita routine. Mi aspetto di trovare una persona che non lo sai. Quindi lei è andata lì facendo l'appuntamento. No. Perché lui sarà andato a chiedere alla produzione: voglio incontrare questa ragazza. L'hanno contattata, vuoi partecipare al programma? C'è qualcuno che l'aspetta al bar, mi attendo. Più che altro chissà se lei si ricorda di lui. Vabbè, gli deve scoppiare a ridere in faccia. Buonasera. Ciao. L'ha riconosciuto. Bene, tu? Sto bene. Non ci credo. Non lo sai che sono stato io a portate qua. E perché? Cioè, l'aveva già intuito. Sì, ma il problema non è questo. Il problema è che lui non ha capito che è stato pisciato già prima. Ma infatti. Senti, il ghosting di solito ha un motivo. Questa non è una sorpresa. Io odio le sorprese. Perfetto. Ghosting numero 2? Dice che va in bagno e scappa dalla finestra. Sì, sì. Sembra che vi conoscete da sempre. Quasi. Che dito nella piaga proprio. Di tallo. Amore. Non è tanto bello. Madonna. Come mi hai classificato quando mi hai appena visto? Allora, vedo i capelli, perché ti fai, ti sei fatto sto taglio dei capelli? Lui ha sbagliato. Mamma tutto. Mia, guarda lei. Ha lo sguardo di patriota in The Boys. Però, vedo dei baffetti in quegli occhi. Una donna con i capelli corti è una cosa un po'... Non la capisco, non lo so. Ma ragazzi, cosa sta succedendo? Lui non capisce? Ma che anno è? Ma non capisce il taglio, non capisce lei, non capisce un cazzo. Non lo so. Non lo so. Sono appena passato dalla parte di lei. Pazzesco come cambiano le cose. 16 anni insieme, mi ha tradito. Ho passato un periodo non proprio bello nella mia vita. Ma è una puntata di lacrime. Sì, ma mi si stanno ribaltando le situazioni, sì, da un momento all'altro. Io mi aspettavo che lei si mettesse sto a piangere. Sto empatizzando con lei. Credo che sia un po' uno scudo che mi sono creata nei anni. Paura di... Paura di volare. Di farsi vedere fragile. Fragile, la vertigine non è paura di cadere, ma è voglia paura di volare. È paura. Foto voglia. Col culo di fuori, solitamente, questa qui. Si incrociano le citazioni. Mi fido di te. Mi fido di te, esatto. Vieni, sul microfono. No! Così. Se ti fa sentire se ti fa sentire meglio fallo. Cock shaming. No, no, do l'addio le scene così. Oggi è entrato in camera, si è tirato giù i pantaloni, mi fa ho comprato un microfono. Vabbè. Io avrei detto prova a vedere se fa eco subito. Poi si è cambiato, se n'è andato. Ah, boh, io cioè neanche così. Che posso fare? Io te posso cantare una canzone. La risposta giusta. Capolavoro. E che vuoi da me? Io ti posso cantare una canzone. Capolavoro. Andiamo avanti, la devi portare avanti con No, andiamo avanti. Sai che quando si parla di cazzi impazzisci? Sì. Sì. Tutti i cazzi per me. Alla fine vedi che sono venuto fuori, sono ancora qua. Hai visto? Doccia emozionale. Madonna mia. Ogni puntata abbiamo ormai. Questa non è una doccia, questo è un idrante emozionale. Sapere che tu arrivi a casa che c'è qualcuno che ti aspetta. Ma sai che non abbiamo capito un cazzo, a lei gli piace? No. Sta andando bene l'appuntamento. Sei tu che non hai capito. Che non si sono detti una straminchia, però. Io non sento niente. Ma no. Perché? Ma hai tutte le caratteristiche. Oh. Cosa sta facendo? Oh. Con le posate. Oh. Un matrimonio, com'è andato? Ma lei sarà scassa. Bene, perché ride anche lui. È andato bene per un certo periodo di vita. Solo che ho sbagliato marito.
Ma l'ha scambiato con qualcun altro? Dopo che mi sono sposata, lui si è innamorato di un'altra. Ah, ma... Mi sono innamorato di un'altra. Per me è caduto il mondo addosso. Ma cazzo, ma ci siamo appena sposati! Io mi sono sposata un'altra volta. Però non è andata bene, assolutamente. No. Ma allora forse il problema è lei! No! No. Scusa, cioè, tu dici due indizi. No, verrebbe da dire anche a me. Sì. Poi sono morti tutti e due. Ma come l'ha detto? Chi ha vinto in questa storia? Lei, l'unica sopravvissuta. Beh, certo. Ora lui si sta pensando, po' di qua di me ne vado. In contemporanea. Come in contemporanea? Cazzoldi. Avvelenati. Lui non berrà mai il caffè fatto da lei. Cioè. Io vorrei dare tutto l'amore che ho tenuto dentro per tanti anni. Sarebbe fortunato incontrare me. Oddio, vedere i precedenti non tanto, però... Insomma. Invece è stata una favola. Con una persona come te, immagino. Oh! Oh! Violinatissimo! La via rosa. Ah, il mio cervello dentro quando... così, guarda. Dopo il Covid, così. No, e Vito no, dai, questo no. No, dai, Vito. E dai. Detto, quel deve diventare mia moglie. Ma guarda che faccino. Posso, cioè, io ovviamente sono molto dispiaciuto, però... Tu sei un arido di merda. No, no, no. E però basta. Secondo me lui non è che sia proprio tanto pronto a avere un'altra relazione. La butterei così, eh. La vita ti ha riservato anche una bellissima sorpresa. Sei qui. Sì, è la cosa bella della vita, che ogni tanto c'è la carezza. Sì, ma se due spero che stiano insieme comunque. Sì, sì, noi siamo insieme. Lei è super accomodante, bravissimo. Certo, grazie. Poi quando ti ho visto ho detto, che palle. Non è vero. Beh, però te lo devi aspettare. Diciamo che l'aveva costato. Nel senso, eh. Ah, diciamo che è vero, gli ha voluto dire e lui non l'ha ancora capito. Faccio capire qualcosa, provoco, perché no? Ma non stai facendo minimamente nulla di tutto questo, però. Ma lei, allora, lei è tutto l'appuntamento che guarda un'altra porta. Sì, sì, sì. Mi è piaciuto. Primo impatto. Ma dolce o lui? non lo so. Puoi anche smettere di guardarmi il décolleté. Ora è lui che sta cercando di capire che cosa vuol dire décolleté. Esatto. Sì, tranquillo. Non si sposta. Devo dire che mi ha messo in difficoltà. Sì, un pochino l'abbiamo notato. Però te la sei cavata alla grande, sì, devo sì, dire. Sì, 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 sì. È pareggiato al 90esimo, secondo me. Posso fare una cosa? Quale? Mi dai, lasci la mano così un attimo. Cosa fa il gioco? Ti senti qualcosa? Cos'è? Una visita neurologica? Pensavo di comandare la situazione. E invece ho notato che l'ha comandata lui. Ah sì? Lei ha provato a comandarla e lui se l'è girata un po' a favore. Lui non l'ha ascoltato. Sì, si è fatto un po' i cazzi fuori. Ma in realtà non hanno comunicato entrambi perché non si è capito niente. Soprattutto perché ha preso il carpaccio. Esatto. Sì, sì. Lui le dice di no. Vero? Lui le dice di no. Beh, sì, sì. Il tuo perché? Però migliorabile. Ma contento. Davvero? Sì. Non va bene però accontentarsi. E non va bene un cazzo, ma però! Ma che stracciamento di coglioni! Ah! Ora stracciamento di coglioni! Sì! Cioè, dai! Allora. Ma abbiamo capito un cazzo! Infatti, ma io te cosa sto guardando? Cioè. Sono Diana, vivo a Roma. Vive sgomma. A Roma. Vive sgomma. Te lo giuro! Sei una ruota. E sognare una storia d'amore che non ho mai vissuto. Oddio, no, è quello! È quello! Io l'uomo della mia vita lo sogno alto, biondo, con gli occhi azzurri. Principe. Classico. Forse sono troppo esigente. Io sono ancora single perché non è ancora arrivato un uomo. Distrutto quel fazzoletto, ma cosa è successo? Capisca che magari prima bisogna fare un po' la mia amicizia, ecco. Cioè. Beh, certo, vabbè. Da quello si parte, scusami, Trovare un uomo vero che non sia un amore troppo platonico. Ma io lui l'ho già visto. Ma lui c'è già stato! No, l'abbiamo visto nel crociera. Oh cazzo, ora ho collegato tutto! E quel momento è arrivato! Allora, non ti diciamo nulla. Sono Francesco. Colpo di fulmine? Non credo. Tira. Ho portato i fiori. Non lo so, non credo che sia... Non credo sia per me.
No, l'occhio, l'occhio, beh, controllati. No, guardi, ci deve essere un errore. È come quando arriva il corriere a casa, no? Che ti vuole rifilare un pacco che non è tuo. No, guardi che ha sbagliato indirizzo. Lui continua a dargli, poi 15 rose ha preso, guarda quanto è grosso. Ah, certo. Allora, lui è un po' esagerato con la misura, sì, delle rose. Quello sì, però. Sì, ho capito, però cacchio, è un regalo rispetto per un appuntamento, ma stai per scherzando. Educazione, accetta. No, non credo che non... Guarda lui, disperso nel vuoto! Però, guarda che un momento così ti segna. Ma stai scherzando? Raga. Lui che si è rimesso in gioco in crociera nonostante quello che gli sia successo, sì, qui. Decisamente. Ah, la crociera non è arrivata dopo. Sì, non è per nulla, okay, scontato. Raga, bravissimo. Questa è una cosa che se ti... te la fanno, ti no, capita. No, ti rimane a vita, a vita. Infatti bravissimo, sì, che è tornato. C'è un malinteso, credo. Ma qual è il malinteso? Aspettava di Caprio, lei è allergica ai fiori. Già, lei lo voleva alto, biondo, occhi azzurri. No, però io mi devo tenere. Perché? Ma l'hai visto magra? Cioè, sono magra. Beh, mica sei male, oh. Madonna, che spiatatoia. Che pochezza. Le unghie? No, non me le guardare. Io non voglio parlare di unghie perché già mi sono paranoiata troppo. Non me le fa guardare, non me le fa guardare. Ma parlate di voi, Cristo, non di quello che vedi! Non sono io, dovevo aspettare se viene qualche persona. Cos'è, un androide quello che è davanti? Fammi capire. Che brutto. No, a me mica veramente. Giuro, che è una cosa, cosa orribile. Non riesco neanche a arrabbiarmi. Cioè, sto proprio male. Attonito. Buonasera. Sì. Mauro, aiutalo tu, per favore. No. Delle bollicine vanno bene? Sì. Cucciolo. Si sieda, non si preoccupi. In questi casi l'info... aiutami. No, non sono io, credo, la persona. Sì, 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 è il vostro appuntamento. Non dovesse piacermi. Sono indecisa se dirlo subito. Tranquilla, Diana, l'hai già fatto capire in qualsiasi modo possibile. Secondo me un po' si è capito. Si può anche dire subito, ci posso anche stare. Sì, ma c'è molto. Ma dipende come lo dici. Io di Roma, Euro, lei... Lei, voi? Della Basilicata. Oddio, la Basilicata! Eppure Lucano! Più paura di dover dire io il no che essere mandata via io. Ma non l'hai neanche conosciuto, zia! Ma cosa stai dicendo? Ma non le hanno spiegato le regole dell'appuntamento. Fai, sì, l'appuntamento, ma... e poi dici no, sì. Mi sembra la favola di Cenerente. Veramente, dobbiamo trovare solo la scarpa. La scarpetta. Non gli serve una persona così, eh? Lancia la pantofola, certo, lanciala! Questa serata è stata una bella serata, è stata un sogno, veramente. Madonna. Ma giovane innamoralla! Ci porteranno le nuvole. Ci porteranno le nuvole. Prima dell'incontro c'erano tante titubanze, poi sono sparite. Bravo, Vito! E le nuvole... E piange di nuovo! Anche le nuvole però le rispondono alla moglie, c'è qualcosa che non funziona. Che quando arrivava la feccia al cuore si sentiva proprio... La feccia? La feccia al cuore. Un puni di merda sul cuore. No. La feccia. Proprio una coppia. Un imperativo da donna di casa. Comunque il metro è un po' di puntata che sbaglia tutto. È abbastanza, tutto. Indelicated. Vito. Dai, ride così. Non ti si può pigliare come... No, vabbè. Poi i tuoi... Lui è campione, 25-26 volte. E quella una volta di discrepanza che non sappiamo cosa ha fatto. Ma si vede la classe. È una donna viva. No. Vabbè, però... No. Beh, io guarda... Madonna, io veramente... Io mi devo tenere fortissimo, bro. Sono particolari, perché lui tiene gli occhi che li ridono. Beh, oddio. Beh, io l'ho visto piangere. Madonna. Però, vabbè. Ma che cazzo ha visto? Cosa ha visto? Cioè, è stato il Vaillant, praticamente. Ci rivediamo a Bari. Ci vedo. Vito, guidi? Sì. Ah, beh. Allora, Vito, è stata una bellissima serata. Perché hanno preso il taxi? L'ho confuso. Lo scippa come GTA, cazzo. Tacche. Si ascolta, ma ora sta sorridendo. Che gara ha vinto? È una gara con se stesso. Ha superato i propri limiti 25-26 volte. Perché pensi che sia insopportabile? Non lo so. No, perché chi... Luca! No, non lo pensa nessuno. No, nessuno io sono... Anzi, siete due zuccherini. Male qua. Io per due anni sono uscito da casa, allora... Vabbè, ma che fa così, però... Due anni sono uscito da casa, non ho visto amici miei. Come hai fatto a starci due anni, allora? Non lo so anch'io, te giuro. E l'hai conosciuta dove?
su Instagram. Vabbè, ma allora è un video. È recidivo, allora, è recidivo. E poi c'è lei. Che, ma la polizia cosa fa? Con regalino in mano, raga, ma dai. Mi, credimi, ma mi sta facendo male. Mi manca il fiato, sì. Mi sta facendo male questa cosa qua. No, non è il mio, cioè nel senso, come posso dirti? Non è il mio canon, cioè come posso dirti? È il canone Rai. È andata come speravo, quindi non posso, cioè non sono riuscito, non riesco a proseguire. Ma non è mai iniziato. Non è ancora iniziato. Infatti, mi dispiace per l'attesa, ma non so cosa stia succedendo in bagno. Ce l'avevo capito, però. Come mi ha visto, non è questo l'appuntamento sbagliato. Mica scemo, Francesco. Cioè. Ma prendi e vattene. Beh, lui è un signore, lui è un signore. Un grandissimo signore. Sì. Neanche la possibilità di dire come ti chiami. Ma infatti, manco sei presentato. Pazzesco, ma neanche, veramente, neanche il nome. È terribile. Questa posso dire che è la cosa più brutta che abbiamo visto. Sì, no. Sì, orribile. Mani basse è la cosa più brutta. Avevo tante aspettative. O meno. Un po' tanto meno. Vabbè. Non ho saputo gestire questa mia difficoltà. È stata travolta dalle emozioni, non le ha sapute gestire. Mi dispiace tanto lasciare questo progetto a metà. Certo. Ma che cazzo, una il ponte sullo stretto. Cioè cos'è? The project. Ma io non me la sento di poter proseguire. Preferisco così. Credimi. Dimmi che faccio schifo, dimmi che faccio vomitare. Ma no, ma bastava dire qua, guarda. Non sei il mio tipo, facciamoci la cena. Dai, oh. Senza la fare tutta quella scenata che ha fatto l'inizio. Sì, ma ora gli offro il vinello. Prego. Credo che si può andare, cioè non so. Può andarsene, sta mandando via anche l'altro. Il mio volevo illudere l'altra persona. Questo per me è stato importante. Lei convinta di aver fatto bene, tra l'altro. No. Valerio non ha ancora avuto il coraggio di chiedere a Lorenza perché è sparita improvvisamente sui social. La prima cosa che avrei chiesto, io anche. Indicativamente. Francesco. Uè. Certo che poi se Maria poi sta ridendo in faccia, io dico, ma che cazzo vuoi? Cioè, ma ti rendi conto? Mi avete fatto fare sto appuntamento. Che sei sparita, questo mi devi dire. Ma non so, sparita. Dai. Dai, non mi ha risposto per un mese, quasi. Ma non è vero. Era solo un mese. Corta, quindi non mi ricordo queste cose. Molto lunga, invece, la memoria. Sì, però in ogni caso, adesso, vedendo a noi, lui ha fatto la domanda, lei doveva rispondere. Oh, sì. Ma anche che era una risposta tipo, non ti volevo sentire, ma gli doveva rispondere. Non fare finta di niente, no. Non si trova bene con una persona, anche solamente parlando. Ma evidentemente non mandava più. Comunque costare è una cosa tremenda. Il tosso dico, guarda, non mi interessa. Non sempre fatto così. Penso che con te comunque ci sia feeling. Si vede, penso che lo sai. Cioè lo noti. C'è feeling, lo noti. Magari in uscita più tranquilla. Più tranquilli di questa cosa. Vedetevi da giubileo a sto punto. Ian e Domenico hanno continuato la serata insieme. Dopo qualche settimana però hanno capito che non era scattato l'amore ed hanno deciso di non vedersi più. Aia. Ian è ancora in cerca di un uomo dal carattere forte che sappia tenerle testa. Il maschio alfa Domenico invece ha rimesso i guantoni ed è tornato ad allenarsi sul ring in attesa del suo prossimo incontro galante. Peccato. Non è andata, non è andata. Giovanna e Vito hanno continuato a sentirsi. Non hanno ancora intrapreso una relazione. A Vito forse serve ancora un po' di tempo per superare del tutto la perdita della moglie. L'avevamo intuito da non è pronto. L'avevo detto. Da quel piano. Lorenzo e Valerio si sono rivisti per una cena. Tra i due c'è una forte chimica, ma lei ha continuato ad essere misteriosa. Per questo, dopo il loro ultimo incontro, è stato Valerio a sparire e adesso è Lorenzo a chiedersi che fine abbia fatto Valerio. Mi fai godere! Godere, Valerio! Per arrivare a farlo lui. La vendetta. Mamma mia, che bello. Revenge. Mamma mia, che bello. Diana e Francesco non si sono più visti né sentiti. Veramente non si sono mai visti. Esatto. Ma neanche sentiti quasi. Sentiti. Dopo questa esperienza, Diana si è rifugiata nelle sue letture d'amore, continuando a sognare l'uomo perfetto e sogna. Francesco invece è tornato nella sua amata terra lucana, ha dimenticato in fretta la disavventura con Diana e non vede l'ora di salpare per il suo primo appuntamento. Dai, Franci! Dai, Franci!